Con l'arrivo della stagione delle piogge aumenta la preoccupazione tra gli abitanti di Piazza Cacciatore e Battipaglia, che temono nuove esondazioni del fiume Tusciano. Il ricordo della devastante alluvione del 2014 è ancora vivo e ogni volta che piove il timore di un disastro imminente torna a farsi sentire tra i residenti. Vediamo tra i cittadini qual è l'impressione su questa vicenda. L'impressione è che oramai sono già alcuni anni, sono 3 anni esattamente, che il fiume non viene manutenzionato. Basta vederlo, la situazione come sta, basta vedere in che situazione ci sta. Ci sono montagne di detriti che non sono stati rimossi. Allora io ho segnalato comunque questa cosa pure alla dottoressa Francese, perché noi residenti di Piazza Cacciatore stiamo con l'ansia. Ogni volta che piove ci viene l'agitazione. La notte non dormimmo perché non sappiamo quello che può succedere. Poi proprio in virtù degli eventi che si sono verificati in Spagna, che si sono verificati in Emilia-Romagna, praticamente noi stiamo così, In ansia. siamo in ansia e preghiamo a Dio che non ci succeda una cosa del genere. Vogliamo Quindi, specificare da quanto tempo non si fa una messa in sicurezza? ma io non vorrei sbagliarmi, ma il fiume non è stato pulito almeno da 2 o 3 anni. Avete interpellato anche l'assessore, chi era? Io l'ho segnalato all'ufficio ambiente, l'ho segnalato pure alla dottoressa Francese. Dice che avrebbero provveduto a spianare. No, loro la rimozione non la possono fare, mi ha sempre detto che la rimozione non la possono fare. Anzi, mi aveva detto, 3 anni fa, mi aveva detto che praticamente avevano fatto la comunicazione al Genio Civile per rimuovere i detriti. Beh, nel frattempo si provvedeva a spianare quello che era una cosa di ste. Però a tutt'oggi siamo così, Dal siamo in un 2014 limbo, comunque non è siamo in stato un limbo. fatto niente, ad eccezione di No, quelle due ma a vasche. parte, no, ma diciamo che a E parte ci hanno che aiutato il tantissimo. ponte che è stato allargato, che è una grossa cosa, perché sennò con tutta questa roba che ci sta adesso nel fiume, col ponte vecchio sicuramente si era fatta il tappo e Sarebbe sarebbe successo uscita fuori un un'altra altro volta, ecco. 2014.